Benvenuti a Casa Sapienza da Massimo Sapienza. E Luigi Festinese. Allora, buongiorno a tutti. Innanzitutto questo è il mio primo video che faccio su YouTube, quindi spero che vi piacerà. Metterete tanti mi piaci, tanti like, sperando che ci sarà un seguito dei video. Allora, stamattina prepareremo una bella carbonara fatta con la tarte. Allora, gli ingredienti sono 60 g di grano padano fresco grattugiato, mezza cipolla, due uova. Vabbè, un uovo si usa in base alla persona, quindi sono due persone e due uova, poi in base alle persone sono cinque persone, quindi vengono messe cinque uova. Pizzico di sale, pepe, pancetta, 200 ml di panna da cucina, niente, 120 g di spaghetti per Mi persona. scusi, chef, la pancetta deve essere dolce o affumicata? Ma deve essere dolce, però deve essere abbastanza cotta, quindi si chiama carbonara perché nei tempi antichi carbonara praticamente la pancetta deve essere abbrustolita, quindi deve essere abbastanza abbrustolita al massimo, per questo si chiama carbonara. Allora, olio extravergine, quindi iniziamo a fare la base dell'impasto per la carbonara. Allora, si prende un recipiente, in questo caso ho preso una tazza per fare una cosa più semplice, quindi rimettiamo la panna, ecco qua, 200 ml. Quindi mi sono regolato per due persone, quindi vi regolate un po' voi quanto ne potete mettere. La panna deve essere piuttosto abbondante, se no. Allora, in questo caso ci vorrebbe il latte. Il latte serve per non far attaccare gli spaghetti praticamente, però io non lo uso perché comunque diciamo che dopo diventa troppo pesante come carbonara. Ecco qua. Mettiamo due uova. Una. Ecco e due. Ecco qua, rimettiamo il grano, anche il grano deve essere abbondante, ecco qua, pizzico di pepe, pizzico di pepe, poi rimettiamo il sale, ecco qua, questa è la procedura, la facciamo sempre mentre bolle la pasta. Allora, e giriamo lentamente così. Allora, Massimo, capito? Sì, sto seguendo. Allora, ecco qua. Nel caso gli mettiamo anche un filo d'olio extravergine per farla magari più lievita, che non può attaccare la pasta. Facciamo così e giriamo così. Giriamo, giriamo, giriamo. Ecco qua. Questo sarebbe l'impasto per la carbonara che si mette dopo bollito. Gli spaghetti. Ecco qua. Quando vedete che è abbastanza omogeneo, vi fermate e li mettete da parte. Ok, adesso tagliamo la cipolla. Beh, la pancetta è già tagliata, quindi queste sono le basi, pancetta e cipolla. Ok, allora. Andiamo la cipolla. Allora, la cipolla abbastanza, cioè mi calcolo sempre mezza cipolla ogni due persone, quindi più poca cipolla gli mettete, meglio è. Normalmente la cipolla, ci sono altre persone che non mettono la cipolla, però io la metto perché comunque diciamo che diventa più buona la carbonara con la cipolla. Quindi ok, ecco qua. Quindi tiriamo bene la cipolla in modo che, ecco qua. Ok, dopodiché mettiamo a bollire l'acqua. Ok, questo è ancora pulito. Allora, seconda procedura della carbonara, facciamo la cottura della pancetta e della cipolla. Quindi un filo d'olio extravergine. Mettiamo la cipolla. Ecco qua. E mettiamo
La pancetta. Ecco qua. Giriamo un po' e facciamolo solo abbastanza, quando vediamo che la cipolla è abbastanza cotta. Mi E la scusi, pancetta, chef, sì. ma fa cuocere a fuoco lento o a No, la prima forno volta appena accendi a fuoco alto. Poi quando vedi che praticamente sta cuocendo, abbassiamo la fiamma e mettiamo a riposare. Dopo aver buttato la pasta, mettiamo un cucchiaio di un mestolo di acqua calda e la mettiamo dentro. Dopo fatto la pasta. Ok. La fascia. Ecco la nostra Gisella, che Gisella la sarà la fascia, nostra vedi? assaggiatrice ufficiale della carbonara preparata dal nostro Si chef mangia Luigi tutto. Festinese. Mangia tutto. Sta facendo rosolare la cipolla, come aveva detto prima. Lavando la cipolla. Mentre l'acqua è nel fuoco che sta bollendo. Mettiamo anche, facciamo così, un altro pizzico di pepe. Voilà. Vabbè, normalmente sulla carbonara ci vorrebbe il pecorino, però la verità a me piace più il grano, quindi a parte che è più dolce, quindi è più buono. Ma il grano padano o il parmigiano reggiano? No, no, il grano. Il Il grano è padano, grano padano. normale. Però ci vorrebbe il pecorino. La nostra osservatrice speciale è sempre seduta in sua Giudice. sedia. Il nostro giudice aspetta con ansia il primo piatto. Come assaggiatrice. L'assaggiatrice, a parte che assaggi sempre, Pure se pure non anche di vuole. nascosto assaggi, Eh capito? sì. La nostra amica Gisella. Gisolina. La nostra assaggiatrice. Assaggiatrice anche di scarpe. La forte di scarpe. Sì. Un po' feticista, diciamo così. Feticista. Questo, visto che abbiamo rosolato la cipolla, questo colore qua praticamente abbastanza in cottura, sia la cipolla che la pancetta, iniziamo a bollire l'acqua. Buttiamo gli spaghetti. Spaghetti, il tempo di cottura sono 3 minuti, 3 minuti e mezzo. Si devono togliere praticamente a metà cottura, perché dopo vengono saltati in padella. Dopo saltati in padella, vengono la cottura ottima. Sempre al dente però. Ecco qua. Adesso aspettiamo che bolle l'acqua. Allora, bollita l'acqua, buttiamo la pasta, sempre 125 grammi per persona, quindi bolliamo l'acqua, buttiamo la pasta. Ecco qua. Dopo prendiamo un mestolo. Facciamo così. La pendola dove sta praticamente la pancetta e la cipolla, mettiamo un mestolo di acqua così. Facciamo cuocere un'altra volta. Ecco qua. Ok, Gisella sta sempre pronta se casca qualcosa a terra subito. Acchiappa. Acchiappa, acchiapparella. Il nostro Ecco qua. cuoco Luigi Festinese sporca il più pentole, tanto c'è il dopo Massimo Sapienza che lava i È giusto, piatti. perché io cucino io, cucini tu, giusto? Giustissimo. Collaborazione. Collaborazione domestica si chiama. Ecco qua. Vicina, 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 vicina. Ecco, qui. Questo è il secondo impasto. Allora, primo e secondo. Scolata la pasta a metà cottura, la possiamo versare in pentola, così, voilà. La facciamo saltare un po' in padella,
qua. Possibilmente senza sporcare per terra. Non ti preoccupare, non si sporca. Non si riesce a sporcare, non ti preoccupare. Quindi vediamo sta carpa se funziona. Funziona la pasta. Facciamo saltare per giusto 30 secondi. A fiamma bassa, giusto chef? Fiamma abbastanza bassa perché sennò dopo si secca tutto. Fatto questa procedura, mettiamo l'impasto. Ecco qua. Ecco qua. E iniziamo a mescolare lentamente. Ecco qua, vedete già? Ci vedo un'altra spolverata di formaggio. Ecco qua. Allora, non facciamolo cuocere troppo, sennò si distingue troppo, quindi... Allora, con questa procedura la carbonara sarà sempre morbida e non mai secca, quindi non... anche se la mangerete dopo magari 3, 4, 5 minuti, sarà sempre così. Sta prendendo già colore. No, no, Massimo. Sì. C'hai fame? Eh sì, l'appetito viene mangiando, si dice, però qua. Potete cuocere. Quando vedete che il sugo è abbastanza compatto, ecco qua i due carbonari sono pronti, quindi piatto finito, buon appetito. Allora, se il video vi è piaciuto andate sulla mia pagina di YouTube e mettete un mi piace, oppure condividete sulla mia pagina Facebook. Al raggiungimento di 200 mi piace faremo un altro video anche a vostra scelta, quindi più commentate, mettete anche un piatto magari che vi piace e cercheremo di accontentarvi a tutto. Quindi un saluto da Luigi Fessinese e Massimo Sapenza, alla prossima. Ciao ciao, ciao.